Proviamo. Falli. Poi c'è la variante, secondo me. Sale. Non rigide le gambe, vedi, già sbagliava. Già cazziata. Spalle indietro. Guardo fisso Fisso. davanti, lentamente. Sì, ma volete sapere che c'è sta equilibrio braccio? Per me è pesantissimo. E dai, ti fa bene. Vuoi provare No. Ok, lì? ora Ok. che dici? Poi avremo l'altra variante. L'altra variante, provare pure con questo. E si può fare così. Sia leccarla, sì, leccarla. Dici così. Come usare la sbarra, bilanciere. Sempre una tensione continua, facendo con gli elastici. Non perdi mai l'attenzione. Sempre le gambe flesse per ammortizzare il peso, il carico. Se è così, puoi farlo anche così. Vedi come parte il riesco. Con un braccio solo, singolarmente. Lentamente e così via. Facciamo anche il sinistro, se no dopo piange. Dice perché adesso sì, sinistro no, e c'ha ragione. Poi voi, in base alla resistenza che volete dare, così più leggero. Invece se va più sotto, pesante. Senza Ok, adesso French press. French press. E anche poi dopo ci sarà anche una variante. Ma non più. Io uno. Dobbiamo usare quello lì, va? Io faccio insieme doppio, quindi. Così. Insieme ho direi con due manubri. No, con le due braccia insieme. Così e vado. Piego i gomiti. E taglio. Perché singolo sarebbe meglio per me. Ma per me è troppo pesante questo. E io faccio quello alternato. Bravo. Vi posizionate così, tenete il Gomito sinistro. braccio dietro, non in avanti, perché state lavorando, è difficile. Quindi tenete dietro così, lentamente. E fate la stessa cosa dell'altro braccio. Poi, con l'elastico puoi farlo da un piede, finché si fa mai questo qua. E porta dove? E vedi, non vedo. E faccio così, te lo porti in su. E lavoro. Scendi lentamente. Sali. Lo farò sia con un braccio che con due braccia. Fatti male.
poi facendo la mano a tirarmi su, non riesco. Beh. Potete mettere così e facciamo la simulazione di avere il manubrio, tieni qua così e scendi giù così. Poi c'è il vacuum. Il vacuum. È un po' difficile da scrivere. È il vacuum, guardi. Bisogna buttare fuori l'aria, può gonfiare. Quando respirate, inserite. Inspirate, buttate fuori, sono in 5. Inspirate. Basta che poi ho mangiato. Fatelo a stomaco vuoto. Poi i classici addominali, se volete fare la fine scheda, fare il crunch normale. La prova sicuramente non lo sapranno. Come si fa? Io sto a pettina perché sono più comodo, se non esce. Oh, sì. Allora, ad esempio, mi sto andando a cross e dicevo, fanno vedere un altro modo, è mettere le gambe, prima che abbiamo messo la rana, distendere le braccia e fare un addominale. In pratica le spalle, per far lavorare bene l'addome, deve andare all'altezza delle ginocchia che abbiamo piegato. Perché poi c'è chi lo fa così, più lento. Chi fa i classici sit-up così, poi ognuno sa a modo suo di farli. Poi? Come li fai? Vai, faccio un po' tutti. Facciamo 20 sit-up. Beh, facciamo 5 per ogni tipo. Ok. Di sit-up. Sit-up sono gli addominali, cioè sono 5 sit-up, 5 in modo, 5 crunch, 5. Allora, andiamo con 5 sit-up. 1 2 3 4 5 addominale classico, gambe in giù, 3 2 e tiri su? Sì, no, ok, 3 2 1 via. 1 2 3 4 5, gambe sollevate per renderlo un po' più difficilino. Via. 1 2 3 4 5. Poi vabbè, si può fare la bicicletta, ci sono 300.000 di addominali. Poi si può andare in plank, che è quello che lavoriamo un po' di più. Vai plank. Iniziamo plank classica sulle braccia, poi ci andiamo sui gomiti. Quindi plank. Così. Sulla schiena dritta. E stai di culo. Ok. E scendiamo sui gomiti. Via. La nostra sessione di allenamento è terminata.